Attenzione, attenzione, perché c'è una piccola novità per quanto riguarda la situazione relativa ad Arturo Vidal. Dobbiamo fare un passo indietro, perché ieri pomeriggio è stato pubblicato un video in cui vi avevo detto che la Juventus non aveva ancora fatto nessuna mossa per Vidal. Nessuna, ragazzi. La Juventus non aveva neanche provato a prendere Vidal o non ci aveva neanche provato a vedere la possibilità di Vidal. Tutto questo fino al tardo, diciamo, al pomeriggio di ieri, perché durante il pomeriggio di ieri numerose testate giornalistiche, fra cui Sky, Sport Mediaset e altre varie testate giornalistiche, anche di carattere, voglio dire, molto, molto, molto più autorevole, oddio, più che autorevole, anche molto più grosse a livello di organizzazione, hanno cominciato a, diciamo, sono cominciato a parlare, si è cominciato a parlare un po' di un interessamento della Juve per Vidal più concreto rispetto al solito, perché ci sarebbe stata, secondo la redazione di Sky Sport e secondo Di Marzio, una telefonata molto, 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 diciamo, informale fra Paratici e l'entourage di Vidal per sondare effettivamente qual è la disponibilità del cileno, perché la Juventus ha capito che a centrocampo c'è qualcosa che non va. Tutti noi sappiamo che il centrocampo della Juve non è all'altezza dei top team d'Europa. Va benissimo per l'Italia, perché vincere con quel centrocampo d'Italia è il minimo, ma per l'Europa serve qualcosa di più. Quel qualcosa di più probabilmente non è Vidal, perché è un buonissimo giocatore, ma non è più il Vidal che conoscevamo qualche tempo fa. Ma è anche vero, ragazzi, che attualmente Paratici ci sta pensando. Non ci stava pensando per nulla in questi giorni, preso dall'affare, da vari affari che sta portando avanti. Pare però che quella telefonata abbia avuto un esito normalissimo. Cioè, l'agente di Vidal ha detto chiaramente che Vidal, pur di tornare in Serie A e alla Juve, si ridurrebbe lo stipendio di parecchio. Quindi stiamo parlando di uno che sta, da questo punto di vista, facendo dei sacrifici, tra virgolette, economici per venire incontro alle esigenze della Juve, e Vidal vorrebbe un triennale. Il che ovviamente si parla di un giocatore che ha 30. Ho sbagliato ieri, ho detto Vidal c'ha 34 anni, no, in realtà ne ha 32, quindi vuol dire da 32 passerebbe fino a 35 anni alla Juventus. Un ritorno che dal punto di vista emotivo sicuramente farebbe felici molti tifosi, perché andrebbe a ritornare uno dei membri di quel centrocampo, voglio dire, granitico, che era quello di Vidal, cioè Vidal, Marchisio, Pogba e Pirlo. Dall'altra parte dobbiamo ragionare un po' a livello di razionalità, perché va bene l'emozione, va bene Vidal che torna, che eventualmente torni e tutto quello che volete, però può Vidal oggi rendere come Vidal di qualche anno fa? No, ragazzi, ve lo dico già da ora. Cioè, se avete intenzione, se prendete Vidal, sapete già che prendete un giocatore ottimo da tutti i punti di vista, ma che non è più il Vidal che ricordate voi. Cioè, non vi aspetto, non è che se Vidal ora arriva alla Juve, fa due partite sottotono, cominciate a dire Vidal è un bidone, perché sapete già che è andato a prendere un giocatore che non è più il giocatore di 5, 6, 7 anni fa. Cioè, è calato fisicamente, è calato dal punto di vista dell'agonismo, non è un giocatore che ora può, voglio dire, rappresentare quello che rappresentava per la Juve tanti anni fa. Può dare una mano. Può dare una grande mano a centrocampo, perché a centrocampo, voglio dire, uno come Vidal può dare sempre una mano, l'ho già detto ieri, ma non aspettatevi un Vidal top player a centrocampo, perché se quando l'abbiamo venduto era uno dei migliori centrocampisti al mondo, adesso non so se rientri fra i primi 10 centrocampisti al mondo. Quindi non è che la Juve prende Vidal, i problemi a centrocampo sono risolti, non sono risolti. La Juve deve comprare centrocampisti come si deve, la Juve deve comprare centrocampisti giovani, capaci di dare tante stagioni ad alto livello, capaci di segnare tanto. Vidal in queste stagioni ha perso un po' il fiuto del gol, ha segnato di meno, ha fatto meno assist, quindi è normale che se lo prendi perché è un nome che ti dà una mano a centrocampo in quel determinato periodo e che ti può dare veramente una mano a livello di tatticità, di corsa, di dinamismo. Ma non è Vidal di 5, 6, 7 anni fa, 8 anni fa, 10 anni fa. Cioè, quindi non rimanete delusi se per caso arriva Vidal e fa magari delle partite che non sono da Vidal. Io questo voglio dire. Poi, se lui dovesse arrivare e Paratici dovesse giudicare l'acquisto di Vidal giusto, allora saremmo tutti qui normalissimi a dire Vidal è tornato, gioca così, gioca colà. Se non dovesse tornare, allora parleremmo di altro. Vidal e l'Inter, molti mi hanno chiesto, dicono, ma Vidal, l'Inter veramente c'è un interesse? Interesse c'è, perché Conte l'ha chiesto esplicitamente, e che Vidal preferisce andare alla Juventus, ovviamente, per una questione d'affetto e per una questione
di stimoli agonistici. Cioè l'Inter non gioca la Champions, ragazzi, la Juve gioca la Champions, Vidal vuole vincere la Champions, hai capito che la Juve, non dico che ci siano delle possibilità, perché col centrocampo che ci abbiamo veramente la vedo dura, ci andrebbe proprio de mazzo se uno la vince, però voglio dire, ragazzi, potrebbe avere sicuramente più possibilità rispetto ad altri club. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate voi. Ciao.